Amici delle Bocce, la più cordiale buonasera, siete collegati in diretta con il Teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, dove sta per iniziare la 32esima edizione del Premio Marche, tradizionale gran galà delle bocce marchigiane. È una serata speciale per tutto il movimento boccistico marchigiano, che si ritrova per una manifestazione che con il tempo ha acquisito sempre più prestigio. Nel corso del Premio Marche, che gode del patrocinio di Regione Marche, provincia di Macerata e comune di Pollenza, vengono assegnati premi a dirigenti, tecnici, giocatori e sponsor che si sono contraddistinti per la loro
qualità, per le loro qualità non solo sportive ma anche umane. L'evento è condotto da Antonella Ciocca, mentre gli spazi musicali che abbiamo già potuto apprezzare nell'Overture sono a cura degli allievi dell'Istituto Musicale Nicola Vaccai di Tolentino. Amici delle bocce, buona visione. Video, quanti? Allora, 32esimo premio delle Marche, insomma io sono contentissima di essere anche in quest'altra straordinaria location. Ogni anno i nostri amici scelgono un posto bello, diverso. L'anno scorso eravamo a Fano, un altro appuntamento importante, appunto avete visto nel video che riassumeva un pochino tutta la serata e anche il dopo cena, quindi insomma è stata una serata molto lunga. E insomma chissà, questa sera avvisteremo con tanti altri campioni, tante altre persone da premiare, società, insomma davvero una grande emozione. E direi sarà continua qui su questo palco meraviglioso di questo teatro, bellissimo, io poi adoro i teatri, guardate che bomboniera, un applauso a chi patrocina e quindi al Comune di Pollenza, grazie per l'ospitalità. Ringraziamo anche la provincia di Macerata, la regione Marche, perché insomma questo è un premio che davvero vanta tanto tanto aiuto da parte di tutti, ma io a questo punto lo voglio ringraziare, lo voglio tutta la sera qui con me sul palco e anche più tardi il nostro presidentissimo, il presidente dunque regionale della Federazione Italiana Bocce, è con me Andrea Evangelisti. E lui mi accompagnerà, diamo il microfono, eccolo, grazie, grazie. Lui mi accompagnerà un po' a mo' di balletto, ma in realtà è proprio la regia, quello che poi mi racconterà a grandi linee tutto quanto, ma soprattutto è quello che farà il saluto doveroso a questo pubblico meraviglioso. Guarda la piccionaia, quanto è bella. Buonasera anche lassù, buonasera. Prego, presidente. Grazie, buonasera a tutti. Io direi un applauso di incoraggiamento anche ad Antonella, che anche quest'anno ci aiuta nel vivere bene questa giornata. L'incoraggiamento è bellissimo, significa che veramente mi aspetta proprio l'Everest. Beh, però vabbè. Immagino che veramente una platea del genere non si trovi tutti i giorni. Io intanto vi saluto ovviamente non solo da parte mia, ma da parte un po' della Federazione Bocce in senso lato, delle Marche, di tutte le sue province, i suoi comitati provinciali. E prima che mi scordi vorrei portarvi il saluto anche del Presidente nazionale Romolo Rizzoli, che per impegni con la specialità petanque non è potuto essere qua, e allo stesso modo anche il saluto del Segretario Generale Maria Claudia Vannini, che è impegnata nella stessa funzione del Presidente. Però, dicevo, se vi ricordate, chi c'era nel 2011 eravamo in un teatro che si chiamava Della Fortuna, forse perché la invocavamo, ripartendo per un percorso nuovo con questo premio Marche. Quest'anno siamo arrivati al Teatro Verdi, addirittura mi pare che quest'anno sia il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Insomma, sono tutti elementi che, se ci vogliamo pensare, qualcosa ci dicono. Ma secondo me l'ho fatta apposta. No, non è vero, no. No, scherzo. Evidentemente sono... c'è una regia superiore, esatto, che ci aiuta. Però ecco, lo dico perché? Perché questa intenzione che ci siamo dati di portare questo premio sul territorio, sulla regione, evidentemente ha un suo perché ed ha un suo riscontro, quindi ringrazio vivamente quest'anno il Comune di Pollenza, l'amico sindaco e collega dottor Monti, che da subito ha detto venite pure, non andate via, Pollenza vi accoglie e ce l'ha dimostrato. Così come ce l'ha dimostrato, e qui vorrei fare un ringraziamento di cuore, il suo assessore allo sport Marco Ranzuglia, con cui in questo periodo diciamo abbiamo condiviso tutti i particolari dell'organizzazione. Allo stesso modo mi fa piacere salutare anche l'assessore allo sport della provincia di Macerata, Giovanni Battista Torresi, anche lui mi pare che ha esordito con le Bocce nel suo mandato e non si smentisce perché ci sta vicinissimo, quindi grazie davvero a lei e al presidente Pettinari. Ringrazio anche, purtroppo l'assenza è dovuta ad altri impegni, l'assessore regionale allo sport Eusebi, che probabilmente poi porterà il suo saluto all'assessore provinciale da contatti che mi sono stati riferiti, che hanno avuto, e dicevo la regione che comunque, per quanto siamo in un periodo che sappiamo benissimo com'è, un pochino ci aiuta, ecco, diciamo così. Vorrei salutare però, e mi fa immensamente piacere perché non è da tutti i giorni,
un senatore della Repubblica che si onora della sua presenza, un neo senatore, Mario Morgoni, che è qua in mezzo, lo saluterei insieme a tutti voi. Benvenuti, benvenuti a tutti. Anche perché in Parlamento probabilmente qualcuno di Boccia se ne intenderà, spero. Avevamo prima un onorevole bocciofilo, adesso speriamo nei nuovi. Ecco, chiudo dicendo questo, vi auguro di vivere come sempre una bella serata. Poi la proseguiremo anche con la festa dei campioni al ristorante Park Hotel. Faccio i complimenti a chi riceverà questo importante premio. Vivremo dei momenti particolari perché non sarà un premio così, liscio liscio, insomma qualcosa di sorpresa ci sarà in mezzo. E ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno aiutato a mettere in piedi questa organizzazione. Vorrei anche ricordarvi che in questo momento siamo in diretta streaming sul sito lebocce.com, quindi spero che anche dal mondo qualcuno ci veda, così come poi saremo nella serata in diretta radiofonica su Radio Arancia e poi probabilmente Antonella ci dirà qualcosa di meglio. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento. Mi sta rubando il mestiere! Ho capito, l'anno prossimo non mi chiamate perché ormai il presidente si è specializzato. Perfetto, grazie. Allora, io a questo punto, sì, ricordiamo più tardi la diretta su Radio Arancia Network, ma ricordiamo dunque appunto quella invece da vedere, da vivere, magari da casa. Quindi, insomma, l'abbiamo pubblicizzata tanto questa cosa, quindi tantissimi amici ci staranno guardando. Io volevo chiamare qui con noi, visto che ci aiuterà per le premiazioni, una valletta d'eccezione. Con noi Chiara Pazzelli, vieni Chiara, vieni, così il pubblico ti saluta e tu prendi anche la tua postazione. Ciao cara, buonasera. E poi ricordiamo un'altra cosa, prima abbiamo salutato il comune, abbiamo salutato il sindaco, ricordiamo che a tutti i premiati il comune di Pollenza regalerà un DVD, quindi su Pollenza un posto meraviglioso, un omaggio così, grazie, grazie davvero. Andiamo avanti, abbiamo parlato di momenti speciali. Sicuramente questi premi sono premi forti, belli, fatti con il cuore da chi li mette appunto così come forma di premiazione importante, però poi ci sono dei momenti speciali che vogliamo regalare a delle persone speciali e questa sera apriamo con un momento speciale e poi chi lo sa cosa accadrà. Intanto noi facciamo salire questo il palco il sindaco, primo cittadino di Pollenza, il dottor Luigi Monti, prego. Eccolo qua, il nostro sindaco non se l'aspettava, lo sa, noi questa sera facciamo sorprese, quindi attenti a voi in platea, mi raccomando. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti, ho visto che questa manifestazione è partita in un modo scintillante, in modo effervescente, con una presentatrice tale, per cui penso che vada, e poi appoggiata anche dall'amico Evangelisti, e penso che andiamo avanti molto bene. Noi siamo, io a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione, ma a nome di tutti i cittadini vi diamo il benvenuto. E siamo orgogliosi di ricevervi qui, perché tanta bella gente è presente questa sera, e siamo orgogliosi di mostrare quello che già ha tanto decantato la presentatrice, cioè noi abbiamo questo gioiellino, questa bomboniera, ce la chiamavo sempre io bomboniera, adesso anche lei. Anche io, perché io adoro i teatri, insomma frequento i teatri, anzi spero di poter portare presto il mio spettacolo qui, quindi insomma se mi date l'ok io ci vengo molto volentieri. Comunque, la delega è all'assessore. E comunque io ringrazio tutti voi che siete venuti e grazie per aver favorito, per aver fatto questa scelta. Bravo, te l'avevo detto, vieni qui che ti ricompenseremo. Ma io vorrei ringraziare anche tutti i campioni che saranno presenti e saranno premiati questa sera, ma non vorrei tralasciare i nostri amici bocciofili di Pollenza, perché penso che se c'è questa sera questa manifestazione è perché la società bocciofila di Pollenza e i pollentini sono amanti delle bocce.
e pertanto è per loro che a un certo punto si sta mettendo questa bella serata. Grazie di cuore e grazie a tutti voi. Grazie a lei, sindaco, veramente gentile, la mano, grazie e buona serata. Allora, cosa succede? Eh beh, sì, deve rimanere assolutamente con noi, perché questo momento speciale in realtà è per una persona che non se l'aspetta. Noi adesso diciamo cosa abbiamo da dire di lui e poi lo presentiamo. Ha militato dal 2000 al 2005, esordienti e primo anno ragazzi, alla Bocciofila Sforza Costa. Circa 25 gare vinte negli esordienti e 2 gare nei ragazzi, tra cui la prima nazionale a Brescia. Dal 2005 al 2009, secondo e terzo anno ragazzi e primo anno allievi, alla Bocciofila Pollentina, dove nei ragazzi ha vinto 18 gare, tra